che si possono dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Che bello è questo. Dio non si dimentica di noi, di ognuno di noi, con nome e con nome. Ci ama e non si dimentica. Bello che questo invito alla fiducia in Dio trova un parallelo nella pagina del Vangelo di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, dice Gesù, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Osservate come crescono i vini del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la gloria vestiva come uno di loro. Ma pensando a tante persone che vivono in condizioni precarie o addirittura nella miseria, che offende la loro dignità, queste parole di Gesù potrebbero sembrare astratte, se non illusorie. Ma in realtà sono più mai attuali. Ci ricordano che non si può servire due padroni. Dio è la ricchezza, finché ognuno cerca di accumulare per sé, non si sarà mai possibile. Dobbiamo sentire bene questo. Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella provvidenza di Dio, cerchiamo insieme il suo regno, allora a nessuno mancherà il necessario per vivere dignitosamente. Un cuore occupato dalla brama di possedere è un cuore pieno di questa brama di possedere, ma vuoto di Dio. Per questo Gesù ha più volte ammonito i ricchi, perché è forte per loro il rischio di riporre la propria sicurezza nei beni di questo mondo, e la sicurezza, la definitiva sicurezza è il Dio. In un cuore posseduto dalle ricchezze non c'è più molto posto per la fede. Tutto è occupato dalla ricchezza, non c'è posto per la fede. Se invece si lascia a Dio il posto che gli spetta, cioè il primo, allora il suo amore conduce a condividere anche le ricchezze, a metterle al servizio di progetti di solidarietà e di sviluppo, come dimostrano tanti esempi anche recenti nella storia della Chiesa. E così la provvidenza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il nostro condividere con gli altri. Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà. Se invece qualcuno accumula soltanto per sé, cosa le succederà? Quando sarà chiamato da Dio, non potrà portare le ricchezze con sé. Perché, sapete, il sudario non ha tasse. Che meglio condividere, perché noi portiamo in cielo soltanto quello che abbiamo condiviso con gli altri. La strada che Gesù indica può sembrare poco realistica rispetto alla mentalità comune e ai problemi della crisi economica. Ma se ci pensa bene,
che riporta alla giusta scala dei valori. Se gli dice la vita non vale forse più del cibo, del corpo, più del vestito, per fare in modo a che nessuno manchi il pane, l'acqua, il vestito, la casa, il lavoro, la salute, bisogna che tutti ci riconosciamo figli del Padre che è nei cieli e quindi fratelli tra di noi, e ci comportiamo di conseguenza. Questo lo ricordavo nel messaggio per la pace del primo gennaio. La via per la pace è la fraternità, questo andare insieme, condividere le cose insieme. Alla luce della parola di Dio di questa domenica invochiamo la Vergine Maria come madre della Divina Provvidenza. A lei affidiamo la nostra esistenza, il cammino della Chiesa e dell'umanità. In particolare invochiamo la sua intercessione perché tutti ci sforziamo di vivere con uno stile semplice e sobrio, con lo sguardo attento alle necessità dei fratelli più bisognosi. Angelus Domini, Gaudium Maria. Ave Maria, grazia plena, Domini tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tui Gesù. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Domini tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tui Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. Vivi, diciamo, promissionibus Christi. Ave Maria, grazia plena, Domini tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tui Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. Grazie a Tua, questo Domine, mentre i nostri si infonde, tutti anche non si anche che si tui, incarnazione con gli uomini, per passione meglio se giuce, la resurrezione e gloria per tu carne, per una in Cristo un Domine nostro. Amen. Gloria a Patria e Figlio e Spirito Santo. Sicuramente in principio e in secola secolorum. Gloria a Patria e Figlio e Spirito Santo. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, Regina aeterna dona in Domini. Et lux perpetua luce aperis. Requiescant in pace. Amen. Sic nomen Domini benedictum. Et sic nomen cum sui in saeculum. Salutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater. Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina, che sta vivendo una situazione delicata, mentre auspico che tutte le componenti del paese si adoperino per superare le incomprensioni e per costruire insieme il futuro della nazione. Rivolgo alla comunità internazionale un accorato appello affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia. Rivolgo un cordiale saluto alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e a tutti i pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Saluto
y fedeli españoli provenientes de la diócesis de Valladolid e Ibiza, come quelli italiani di Amantea, Brescia, Cremona, Terni, Lonate e Ferro, e il coro di Casulli. Saluto i numerosi gruppi di ragazzi dalle diocesi di Como, Vicenza, Padova, Lodi, Cuneo e Cremona. Cari ragazzi, alcuni di voi avete ricevuto da poco la cresima o vi state preparando a riceverla. Altri farete la costruzione di fede e siete attivi nei vostri oratori. Cari ragazzi, il vostro legame con Gesù diventa sempre più forte e profondo per portare molto frutto. Avanti, cari ragazzi. In questa settimana inizieremo la Quaresima, che è il cammino del popolo di Dio verso la Pasqua, un cammino di conversione, di lotta contro il male con le armi della preghiera, del digiuno, della misericordia. L'umanità ha bisogno di giustizia, di riconciliazione, di pace, e potrà averle solo ritornando con tutto al cuore di Dio, che ne è la fonte. Anche tutti noi abbiamo bisogno dal dolore di Dio. Entriamo nella Quaresima in istinto di adorazione a Dio e di solidarietà fraterna con quanti in questi tempi sono più provati dalle incendi e da conflitti violenti. A tutti, voi, auguro una buona domenica e buon Pasqua.